Eccoci qui, bentrovati, buon caffè a tutti, Ezio, buona giornata anche a te. Buona giornata Massimo, a te e a tutti gli amici di Juventus, una signora per due. Allora, forse è il caso di parlare di lavori in corso in questo momento, poi naturalmente entriamo più nel dettaglio per quel che riguarda appunto la squadra e quanto sta accadendo. Intanto vi invitiamo come sempre a iscrivervi al canale, quindi ci fate cosa gradita, per cui mi raccomando. Ezio, allora, poi tatticamente si parla di rilanci, ma di partenze anche d'altro, però sta cambiando anche con risorse interne quello che è lo staff tecnico, giusto? Sì, anche perché insomma, conosciamo il malcontento o comunque oltre che i lavori, il termine non è sbagliato, non sono lavori in corso anche, ma soprattutto funzione di lavori, a cominciare ad esempio dall'area medica, dove insomma, molti sono in discussione, a cominciare dal responsabile sanitario, che è Luca Stefanini, e poi è ufficiale, che ha esaurito il suo rapporto con la Juventus, il medico a cui faceva riferimento la prima squadra, vale a dire il greco Nikos Tsourudis, che insomma, le voci più che attendibili raccontano che insomma, non ha mai avuto ecco, un rapporto particolarmente Idilliaco. sereno o idilliaco con lo staff tecnico. Sembra che ormai purtroppo nel solco di una tradizione, a mio avviso, deteriore, verrà sostituito mediante un'altra promozione Interna. interna. Nel caso di specie, il designato dovrebbe essere il dottor Marco Freschi, che già il cognome, insomma, Bello fresco. lascia, si presta dell'ironia, no? Dopodiché, anche lo staff, insomma, anche nello staff tecnico, ci saranno cambiamenti. Ora Paolo Bianco è noto, ha salutato la compagnia, va a fare l'allenatore della prima squadra del Modena. Ovviamente se ne va nonostante un anno di contratto. Diciamo che la cosiddetta stampa di regime racconta che aveva intenzione, e in qualche misura è vero, di raccogliere la sfida, sovrastare l'asticella delle proprie ambizioni ed essere il principale responsabile di una squadra. Poi in realtà lui, che era abituato a lavorare, e quando dico lavorare intendo lavorare davvero con De Zerbi, dal momento in cui è stato messo a far da badante allo psicotrainer, insomma, ha trovato l'esperienza discretamente deludente. Non si sa nemmeno se c'è intenzione di sostituirlo, così come non è nemmeno completamente detto che tutti i componenti dello staff tecnico rimangano. Ad esempio, sì, molto probabilmente Dolcetti e Landucci sì, per Padoin, insomma, C'è qualche dubbio. esistono alcune sirene che lo chiamerebbero ad un ruolo più importante in altre squadre, ma rimanendo e concludendo con lo staff sanitario, Massimo, Sì. insomma, anche nell'ambito dei fisioterapisti, il clima non è propriamente sereno, perché insomma, c'è stata molta insoddisfazione durante la stagione per come sono stati gestiti i recuperi dei giocatori infortunati,
cui anche quella squadra sarà oggetto di avvicendamenti, di cambiamenti. cambiamenti, Insomma, ecco. qui si cambia un po' di tutto e di più, poi cambieranno ovviamente tanti giocatori. Siamo, ecco, poi tra l'altro ricordami di dirti la mia sulla questione Giuntoli. Sì. Insomma, si cambia un po' di tutto, pur di non cambiare l'unico che principalmente su tutto dovrebbe essere accompagnato alla porta. Chiamiamolo il professore, dai, visto che abbiamo oggi è arrivata la notizia che a Coverciano ha tenuto una lezione che potrebbe ripetersi. Il Ma mercato. probabilmente è andato a fare il supplente, perché il vero docente credo che non potesse. Quindi era ancora un precario. Vabbè, è sempre un'opportunità, un'alternativa, battute a parte. No, ma L'eccessione, scusami, sì. qui stanno facendo di tutto per cercare di ricostruirgli Esatto, un esatto. minimo di immagine o di credibilità, tentativi assolutamente Mal male riusciti. spesi, perché non c'è niente che possa condurre No. a lui l'idea di essere un allenatore. Allora, dicevo, esuberi, le cessioni, vabbè, non so, tutto è in evoluzione. Vlahovic, Chiesa, Kulusevski, McKennie, Zachary Arthur. È chiaro che un pezzo da 90 dovrà essere sacrificato, Vlahovic o Chiesa, in virtù di un bilancio che deve essere equilibrato. Più facile sarà, confermare Milik, su cui si sta lavorando. Altre novità, Frattesi barra Rabiot, arriveranno dalle fasce parisi dell'Empoli, nome caldo a sinistra, a destra, premessa la possibilità di schierare Danilo da terzino nella difesa 4, ballano i profili di diversi giovani, da Holm a Missori fino a Singo, e questo è il quadro della situazione. Però sembra che ci sia l'idea di rilanciare Pogba, sempre ammesso che stia bene, da trequartista, Ezio. Guarda, intanto al momento allora, il nodo principale da risolvere tra i tanti, è quello di riuscire a mettere insieme, stante la mancata partecipazione alla UEFA Champions League, una cifra intorno ai 100 milioni, giusto per Sì. capirci. Questo come dato di fatto. Come secondo dato di fatto, bisogna chiarire se si parteciperà o no alla Conference League. Dopodiché c'è tutto il resto. Ora, la mia premessa, che potrebbe anche essere la mia conclusione, anche se così non sarà, è che io sono totalmente avverso al riversare nel sistema italiano altri soldi. Non sono d'accordo sul fatto che la Juve ma continui in qualche modo a sostenere questo Mercato. baraccone fatiscente, fradicio, corrotto, colluso, paramafioso. E quindi è vero quello che dici tu, si parla di Parisi per la corsia di destra, non di sinistra, Sì. perché Cuadrado molto probabilmente declinerà l'offerta al ribasso che gli è stata formulata. Mentre per la corsia di sinistra torna alla base Cambiaso, ma anche lì lavori in corso, perché Alexandro sembra che sia stato offerto al Galatasaray, con il quale si discute di Zaniolo, che poi tra l'altro Zaniolo è uno che dovrebbe essere impiegato a destra, il che o presume il fatto che Chiesa non ci sia più, o che lo psicotrainer intraveda in Zaniolo, giocatore già ampiamente sinistrato e mai più tornato ai livelli pre-infortunio, a meno che non venga prefigurato per lui un ruolo di terzino destro. Ma diciamo che le cose più salienti, delle quali, ahimè, deve occuparsi Manna,
alla prima esperienza con trattative anche internazionali di questo tipo, sono lo scioglimento di tutte le questioni relative ai giocatori che sono andati in Inghilterra. Certo. Ora, pare che, insomma, l'unico che probabilmente lì resterà e porterà, e questo contribuirà a portare dei soldi a casa, dovrebbe essere Kulusevski. Il Tottenham non è disposto a spendere quanto inizialmente pattuito, però sono oggi ci sono state, o perlomeno mi sono giunte voci che anche il Newcastle sia interessato a Kulusevski e probabilmente è disponibile ad avvicinare le volontà juventine. E per tutti gli altri, perché e Zaccaria, che io personalmente terrei, ma soprattutto Arthur, è chiaro che bisogna che sono questioni nodali da risolvere prima di ogni cosa. Poi mettiamo pure in conto che uno tra Chiesa e Vlahovic Dovrà andare, dovrà andare. ma guarda, intanto vorrebbero andare entrambi alla luce della conferma del facente funzioni. E ovviamente chi se ne andrà? Se ne andrà quello tra i due che consentirà a JJ di mettere insieme il gruzzolo più vicino al proprio desiderato. Ecco, Perché zio, questo è, quindi. diciamo che possiamo dai prossimi appuntamenti virare decisamente su quello che è il mercato della Juventus, che è la cosa che interessa di più, se sei d'accordo, naturalmente. Ma certo, in questo momento è la cosa che interessa di più, anche se io capisco come dire, la frustrazione dei tifosi juventini che si vedono riconsegnati ad un'altra stagione di calcio spazzatura in mano con un club in questo momento sostanzialmente gestito da un neofita come Certo. Manna. Ecco, no, proprio Zio Ezio, volevi dire la tua per chiudere su Giuntoli, no? Sì, guarda, perché me lo chiedono in molti anche privatamente, come funziona, com'è, come non è, arriva, non arriva. Allora, io ho l'idea che mi sono fatto è che fino a quando il Napoli non avrà individuato, contrattualizzato e ufficializzato il nuovo allenatore, Cristiano Giuntoli rimarrà al momento così com'è, messo da parte, separato in casa, perché è totalmente alieno alle trattative che il presidente De Laurentiis sta conducendo con i 5.000 allenatori oggetto del suo Candidati, casting. esatto. Risolto l'allenatore, insomma, lui aveva anche speso una parola sul fatto di non trattenere una persona che è vero, che molto ha ricevuto, che tanto ha dato e che ritiene concluso il suo ciclo. Però, come tu sai, l'umore di questo personaggio è estremamente ondivago. Mi raccontano che per liberare Giuntoli vorrebbe allacciare una trattativa con la Juventus, e la Juventus non ha la minima intenzione di contattare il Napoli per questa storia, e insomma, sarebbe poi nemmeno da escludere. Io non penso che si arriverà a tanto, perché il buon senso impone soluzioni, il buon senso, ma anche l'aspetto economico, perché impone ecco, scelte diverse. Io sì, ti dicevo, non escludo che Giuntoli possa rimanere a fare il turista per un anno a Napoli e poi alla scadenza del suo contratto Arrivi qui.
convolare poi a nozze con quella che un tempo fu signora. Ti ripeto, però, non sono propenso a pensare che la cosa si risolverà prima, però, come tu ben capisci, ecco, non è che si possa aspettare che arrivi lui In e mano, stare con le certo. mani in mano. L'ultima cosa che ti dico è che, guarda, tra tutte le avversioni possibili e immaginabili che io ho per i calciatori italiani, voglio sperare vivamente che i Juventus non si siano bevuti il cervello completamente, e che non diano retta, all'uomo della barra, e che quindi non cerchino di ingaggiare Frattesi e quindi di regalare altri 40 milioni al Sassuolo dopo quelli già mal spesi per Locatelli, perché di Frattesi in giro per il mondo Ce ne sono tanti. una squadra che sapesse lavorare ne trova almeno una cinquantina, spendendo molto meno. Iscrivetevi al canale, vi ringraziamo come sempre, ci dedicheremo con attenzione al mercato e poi attenzione a un altro, attenzione, perché in settimana avremo un incontro con Luciano Moggi per fare un po' il punto della situazione, come lui vede questa situazione. Quindi mi raccomando, seguiteci come fate sempre. Grazie Ezio. Grazie a te Massimo, un cordiale saluto a tutti gli amici del canale, auguro a tutti quanti un buon proseguimento di giornata e a Ugo. E noi ci vediamo presto, come sempre.